ci dai, brucia ancora tanto la sconfitta contro lo Spezia? Sicuramente sì, dopo aver espresso un gioco veramente bello, anche dal punto di vista dello spettacolo, però come hai detto te rimane assolutamente la mare in bocca per non aver portato a casa il punteggio pieno. E infatti siamo, diciamo, in maniera positiva arrabbiati con noi stessi e assolutamente vogliamo rifarci il prima possibile, perché in questo campionato vogliamo iniziare effettivamente a portare punti a casa per la salvezza. Tante voci che ti volevano lontano dalla Juve Stabia, cosa ti ha spinto a rimanere? Ma assolutamente, le voci le lascio sempre comunque passare in positivo e negativo. Io fin dal primo giorno che sono stato convocato mi sono sempre allenato per poi assolutamente fare bene con la Juve Stabia, infatti così è stato, sono contentissimo di stare qua agli ordini del mister, agli ordini del gruppo e niente che dire, sono contento di rimanere, lavoro come ho sempre fatto. Chiuso il mercato, sono arrivati comunque colpi importanti, soprattutto in chiave esperienza, parlo di Lanzaro, Contini, e forse una Juve Stabia potenziale rispetto all'anno scorso? Sì, sì, un bel mix penso di giovani e giocatori d'esperienza che, come hai detto te, ci aiuteranno assolutamente in questo percorso difficile. E niente, siamo contenti comunque che siano venuti, e penso che questa amalgama dovrà produrre tanto, oltre che tanti punti, speriamo anche tanto divertimento per la gente, sicuramente. Tanta concorrenza anche a centrocampo quest'anno, può essere uno stimolo o no? Fortunatamente sì, perché la concorrenza è quella che ti aiuta a migliorare, quella che ti aiuta sempre a stare, tra virgolette, in gergo sul pezzo, come si suol dire. Questo non può farsi solamente che migliorare ognuno di noi. Domenica a Reggio Calabria, un'altra gara delicatissima, soprattutto perché le prime quattro giornate sono state durissime sotto il profilo degli avversari, dopo ci sarà anche il Siena, la Juve Stabia dovrà riscattarsi. Guarda, assolutamente, tutte le partite sono difficili, soprattutto per noi che vogliamo, come tutti questi anni, raggiungere il prima possibile l'obiettivo della salvezza. E che dire, stiamo lavorando comunque per far sì di cominciare a fare questi punti, sicuramente. Quale differenza noti tra il gruppo di quest'anno e quello dell'anno scorso? Diciamo che, come ho detto prima, più un mix di veramente giocatori giovanissimi e giocatori che hanno giocato anche a determinati livelli, quindi questo qui ci aiuterà di sicuro.